La concattedrale di Narni è dedicata a San Giovenale, che ricoprì la carica di primo vescovo della città nel IV secolo. L'attuale edificio va collocato nel periodo compreso fra la fine dell'XI e la prima metà del XII secolo. Probabilmente questo sostituì una chiesa preesistente, disposta perpendicolarmente rispetto alla costruzione successiva, con l'altare corrispondente alla tomba del martire, decorato da un mosaico con la Maiestas Domini, di cui oggi restano alcune consistenti tracce. Per assecondare le esigenze dei fedeli, si pensò di accostare al primo edificio una chiesa più grande, che avrebbe rappresentato inoltre una cerniera fra l'antica polis e la zona extramenia in fase di espansione. La nuova chiesa, rispetto all'impianto basilicale, con la classica impostazione a tre navate, dotate di un transetto absidato. Per agevolare l'accesso al saccello di San Giovenale, si decise successivamente di aprire una quarta navata sul lato nord, destinata ad espandere lo spazio e a creare un più stretto rapporto fra la chiesa vera e propria e l'antico saccello, attraverso una sorta di corridoio per i fedeli, forse ricalcante un antico vicolo che conduceva alla sepoltura di San Giovenale. Nel 1324 si conclusero i lavori per l'ampliamento dell'abside e all'inizio del 400 si alzò la torre campanaria. Durante gli episcopati di Costantino Eroli e Carlo Boccardi, la chiesa fu dotata di un elegante portico e di una nuova cappella destinata alla confraternita dei muratori. Un'altra sensibile trasformazione della chiesa si ebbe nel 700. In tale periodo fu ampliato il transetto destro e rinnovata la decorazione della cappella di Santa Caterina, per interessamento del cardinale Giuseppe Sacripante, che la dedicò alla beata Lucia Broccadelli, mistica domenicana narnese vissuta nel XV secolo fra Narni e Ferrara. Il Sacripante apportò anche una svolta conclusiva ai lavori per il nuovo presbiterio, comprensivo di cripta e altare dotato di confessione. All'interno della confessione sono venerate, entro un'urna di marmo nero, le reliquie di San Giovenale, ivi poste nel 1649. La visita comincia con il fonte battesimale. Realizzato nel 1506, questo si trova oggi nell'antica cappella dei muratori. Reca immagini scolpite di San Giovenale e gli emblemi del vescovo Gormaz, del capitolo, della città di Narni e della famiglia Cardona, probabile committente del fonte, mentre sulla sommità si trova la statua di San Giovanni Battista. Il fonte potrebbe essere opera dello scultore luganese Antonio di Gasperino, il quale nel 1510 realizzò un'opera simile per la collegiata di Santa Maria Maggiore di Spello. Nelle vicinanze del fonte si trova una nicchia che ospita l'immagine della Madonna con Bambino tra gli angeli, dipinta agli inizi del XV secolo da un anonimo maestro che trae il nome dalla città di Narni. Segue la Cappella del Santissimo Sacramento, interamente realizzata nell'ultima decade del 400 da Francesco e Sebastiano Pellegrini. È introdotta da un arco trionfale che a sua volta sfrutta un antico varco fra la navata destra e la quarta navata. L'ingresso poggia su due pilastri scolpiti che sostengono una cornice di bassorilievi e festoni. Il timpano reca al centro il calice eucaristico sorretto da una coppia di angeli. I pennacchi dell'arco sono occupati da una coppia di medaglioni che racchiudono i busti di Mosè e Davide. Completa la decorazione della cappella il tappeto musivo di stile cosmatesco, che è l'unica traccia in situ del pavimento originario. La Cappella del Santissimo Sacramento è contigua al sacello di San Giovenale, oggi conosciuto come Oratorio di San Cassio, dotato di un singolare rivestimento lapideo rimaneggiato durante l'episcopato del Gormaz.
La superficie è interrotta da un paio di nicchie che ospitano la trecentesca statua di San Giovenale ed una pietà del 1525. L'ingresso è sormontato dalla lapide sepolcrale di San Cassio e Santa Fausta del VI secolo, mentre in alto, sulla parete dell'antica cinta muraria, domina l'immagine musiva della Maiestas Domini, realizzata a cavallo fra l'XI e il XII secolo, affiancata dalla Madonna Advocata e da alcuni santi. All'interno del sacello si trova la cavità che ospita il sarcofago di Arenaria, dove fu riposto il corpo di San Giovenale. Nel IX secolo, infatti, le reliquie del santo furono trafugate da Alberto I di Toscana e portate illecitamente a Lucca, per ritornare nella cittadina umbra solo grazie all'intervento papale. Nel 1642 il vescovo Giampaolo Bocciarelli dispose una nuova ricognizione e si preoccupò di trasferire le reliquie sotto il nuovo altare maggiore dove attualmente si trovano. Il sacello del santo patrono è affiancato da quello della Madonna del Ponte, edificata a spese della famiglia Eroli. Qui era venerato il crocifisso ligneo che ora si trova nella navata sinistra. Dal 1714 la cappella fu dedicata alla Madonna e nel 1754 vi si sistemò la tela che ritrae la riproduzione del simulacro mariano conservato nell'omonimo santuario nei pressi del Ponte d'Augusto. La cappella successiva è dedicata alla beata Lucia Borcadelli, monaca terziaria domenicana di origini irlandesi, dotata di particolari doni spirituali e mistici che gli valsero il dono delle stimmate. Fu consigliera del duca di Ferrara Ercole I d'Este, nonché fondatrice della Superiora dei Monasteri di San Domenico a Viterbo e di Santa Caterina a Ferrara, città nella quale morì nel 1544 in concetto di santità. La cappella fu commissionata dal cardinale narnese Giuseppe Sacripante a Nicola Michetti, architetto romano allievo di Carlo Fontana, che pochi anni prima aveva contribuito ai lavori per l'altare maggiore e la confessione del Duomo narnese. Lo stesso cardinale affidò l'incarico di decorare la nuova cappella a Francesco Trevisani e Luigi Garzi, che conclusero il lavoro nel 1714. Di particolare rilievo i dipinti su tela del Trevisani, alcune scene della vita della Beata Lucia. L'attuale cappella del Santissimo Sacramento custodisce gli altari di San Filippo Neri e della Pietà, ad opera di Pierantonio Mezzastris del XV secolo. Alla metà del secolo successivo va assegnata la devota immagine della Madonna con Gesù Bambino fra i santi Marco, Evangelista e Anselmo. Accanto alla quale si sale al Prestiberio che ospita il monumentale altare barocco con relativa confessione realizzati in linea cronologica da Matteo Albertini, Carlo Spagna e Giuseppe Paglia del 1644-1711. All'interno della confessione fu ricavato un vano ove furono riposte le reliquie di San Giovenale il 24 aprile del 1649. L'altare è rivestito di marmi intarsiati e presenta l'Agnus Dei, emblema del capitolo.
un ciborio ligneo di ispirazione berniniana e sorretto da quattro colonne in marmo di Cottanello. Sull'abside poligonale, ampliata nel 1322-1324, si aprono sette cappelle decorate da affreschi databili alla prima metà del XV secolo. Di rilievo la seconda cappella da sinistra con Gesù Cristo in mandorla, adorato da angeli, al quale sottostà una Madonna in trono con Gesù bambino e quattro santi. Le cappelle sono parzialmente oscurate dal coro ligneo attribuito al maestro senese Lorenzo Di Pietro, detto Vecchietta, e realizzato a spese del cardinale Berardo Eroli durante l'episcopato di Boccardo. Al centro dell'abside domina la grande tela con l'apoteosi di San Giovenale, realizzata intorno alla fine del Seicento da Girolamo Troppa. La cripta, detta Cappella del Corpo Santo, custodisce le spoglie di alcuni vescovi di Narni vissuti fra il XVII e il XVIII secolo. Un elemento davvero inconsueto è rappresentato dalla vetrata, che sostituisce la pala d'altare direttamente collegata all'urna del santo patrono, con lo scopo di creare una continuità nella successione episcopale. Tornando in chiesa, vale la pena di soffermarsi su due pulpiti monumentali realizzati nel 1490 durante l'episcopato del Gomez, al quale si deve un periodo di fervente attività artistica volta a dotare la cattedrale di nuovi luoghi liturgici. Nella navata di sinistra sono presenti brani pittorici che vanno dal XII al XV secolo, concentrate per lo più nell'angolo esterno alla Cappella della Consolazione. Si distingue un Cristo in mandorla, un santo vescovo e un personaggio coronato, una Santa Lucia ricalcata sul modello del Pier Matteo d'Amelia e una Santa Caterina d'Alessandria. In questo spazio si venera la statua monumentale di Sant'Antonio Abate, realizzata nel 1474 dalla Vecchietta, per l'omonima chiesa narnese. Nella stessa navata si trova la lapide del vescovo Erolo Eroli e il monumento funebre di Pietro Cesi, realizzato nel 1477 dalla cerchia di Bernardo Rossellino. Due altari sono dedicati a San Pietro, con relativa pala, realizzata nel 1560 da Livio Agresti e dedicata alla consegna delle chiavi, che l'altare di San Biagio, con quadro di Filippo Micheli del 1675. Una parete nei pressi della controfacciata è decorata da un affresco che ritrae San Nicola da Tolentino, nell'atto di vigilare sulla stesura degli statuti narnesi. Si tratta di un documento pittorico di straordinaria importanza non solo per la datazione della metà del Trecento, ma soprattutto per il suo diretto collegamento con un fatto realmente accaduto. Nel 1347, infatti, il comune decise di redigere i primi statuti in seguito al verificarsi di alcuni contrasti con il rettore del patrimonio di San Pietro. Probabilmente, fra le due parti, vi fu come garante il vescovo agostiniano Agostino Tinacci. La presenza di San Nicola da Tolentino, infatti, potrebbe essere stata giustificata dal fatto che il presule appartenesse allo stesso ordine del santo. Terminiamo la visita con una sosta davanti alla tavola di San Giovenale. Realizzata dal Vecchietta nella seconda metà del 400, questa era parte integrante di un dossale, di cui si sono persi i restanti pannelli, uno dei quali ritraeva San Cassio. Le due tavole con santi patroni furono trasferite in cattedrale in occasione del giubileo del 1700, ma solo quella dedicata a San Giovenale è giunta fino a noi sotto forma di un grande reliquiario.